Allora, severa registrazione, partita in singolo. Quindi le mappe sono Origins, cosa? Ascension, Kino, Shinonuma, Veruk, Tenak, Tenantok. Beh, devo fare il 25 su tutti questi round, let's go. Io non so intrattenere nei video. Probabilmente ci parlerò sopra. Oh wow, c'è la intro di World at War, deduco. Non lo so, non ho mai giocato Kino su World at War. No, Kino, non so le mappe. Nakdheran Totem. È Nakdheran Totem, vero? Non c'è scritto tipo il nome da qualche parte. No, perfetto, allora iniziamo. Devo raggiungere round 25 su questa bellissima mappa perché faccio schifo, non sono capace di raggiungere round più alti. Ci sono addirittura i perk. Bello. E non so quasi niente la mappa. Questa porta costa 1000. Non so dove siano tipo il quick, il jug. Non so se ci siano il quick, il jug. Questo è il calcio del mulo, anche chiamato calcio del culo. O nel culo. Più del culo. Perché ti toglie sempre l'arma buona. Questi sono i fantastici zombie che ci fanno compagnia. Allora, una cosa so è che su World at War c'erano tipo 24 zombie a round, massimo, e non so se sia così anche sulla versione di BO3. Non so assolutamente nulla della versione di BO3 rispetto a quella di World at War, se non che teoricamente forse è più facile, I don't know. Ah, ecco dov'è. Sto cercando di ottimizzare i punti, sparando e poi accoltellando, però non so quante volte si debba sparare e poi accoltellare per avere il massimo dei punti. Quindi sì, non ho studiato. Inoltre non so come sia la mia sensibilità, lol. Speriamo sia buona. E abbiamo passato un round, let's go, manca poco al 25. Qui vuole 1000. Non so cosa sia quella. Perfetto. Questo è lo Shiva, un po' schifo. Questa è l'RK5, prendiamo l'RK5, ok. La personalizzata, ok. Non volevo robe super personalizzate, ma non mi ricordo. L'ultima volta ho giocato a BO3 zombie, non mi ricordo quante robe ho. Qua ci sono le Gapalgan che non userò perché non lo so. Non so cosa siano delle buone Gapalgan. Non so quali usare e quali no. So che ci sono. Perfetto. Primo rosso, round 2. Ok, l'RK5 li tira giù in una raffica. Quindi bisogna fare solo coltello. C'era un modo per vedere le mimetiche, tipo, non mi ricordo. G, no, G è definitivamente la granata. R ricarica, T è la charge. Quindi fantastico. Dov'è l'ultimo? Qua c'era qualcosa? No, probabilmente c'era qualcosa su Cordura. Mi ricordo che c'era sulla prima mappa di Cold War c'era questa ambientazione.
come segreto, no? C'era anche su Transit, mi sembra. Che qua c'è la cassa. Yes. Assolutamente quello che volevo. Dov'è il jug? Questa è una porta. Ma si ripara con le lastre? No, rimette i pezzi. Cioè, questa è una cosa che ho fatto sempre i zombie. Certi punti dove gli zombie entrano dal cemento, tu rimetti il cemento. Però sono Bob il costruttore. No, Bob l'aggiusta tutto. Quante ignoranze, signori, quante ignoranze incredibili. Due colpi di questo l'ammazzo ancora. Però posso fare un colpo e una coltellata. Si apre di qua. Cosa c'è? Perk. Uno zombie esplodere, non lo so. Cos'è? Percacola, ecco come si chiama. Che dovrebbe dare un perk casuale. Oh, ma che figo! Guarda da qua, vedi tutto. Le granate, su serio ci sono le granate al muro? Oh, zombie che esplodono, io non so come, però guadagno dei punti. E la mappa in realtà finisce qui. Oh, c'è un armadietto. Ah, il log 5000. What the? Ho letto veramente bene 5000 punti. Cos'è? Double tap, credo. Let's go, double tap. Ecco, allora evitiamo cortesemente di morire. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Cos'è? Widow Swine. Credo sia il Widow Swine. Sì, è il Widow Swine. Easy, Widow Swine è buono. Guardate il riflesso sul mirino. Che cosa bellissima. Non se ne incula nessuno. Però ok. Il coltello insanguinato verde. Non so cosa sia in realtà. Lo chiamo insanguinato verde. Quanto è bella questa mappa però, eh? Che continuano a nominare perché non mi ricordo se è NAC-Deran Tot. Dovrebbe essere NAC-Deran Tot. Non lo so prima come l'ho chiamata. Però, cioè, è la prima mappa che zombie sia mai stata fatta, no? Che mi sembra, ora non voglio dire cazzate, anche se sicuramente dirò molte cazzate, che mi sembra partisse tipo appena finita la campagna di World at War. I don't know. Quanto costa? Costa tanto. Tipo, cioè, l'idea è geniale. Come hanno introdotto zombie, è stata una figata. Il dingo. La Dingo Production. Con l'avventura dei dinosauri, mamma mia. Io ho quel videogioco slash film slash orrore. Beh, comunque siamo a round 5, oh. Comunque personalmente credo di dovermi concentrare più sul guarda che ombre. Penso che dovremmo concentrare più sul percacola per sperare in un quick revive per evitare cavolate. Più che su non erano 5 barriere finestra, più che sulle armi, perché boh, non so, credo che il dingo mi possa bastare per un po' di tempo. Chissà se attraverso
attraverso il muro con il coltello si possono coltellare anche se non hanno ancora iniziato a togliere la barriera. E mi pare dove ci sono le finestre con le barricate in legno si possa. Eravate tutti sopra. Pensate, io credevo fosse tutti sotto. Oh, la stamina. Io vorrei il jug. A sto punto cosa voglio? Il jug o il quick? Forse il quick. Forse anche il jug. Forse per 25 round il quick non mi serve. Forse faccio così schifo che in realtà mi serve. Forse posso prendere più di 4 perk. Forse no. Immagino sapere qualcosa di zombie. Mamma mia. Questa roba dovevo farla in live, però la voglio fare in un video, non so perché. Perché tutti fanno tipo no, round 100 su tutte le mappe, robe così. Io faccio schifo, ti faccio il round 25. Aspetta, cos'è? Come buttare 1500 punti tutorial? Allora capite perché non faccio il round 100. Quanto è bella la Dead Ops Arcade? Così, il mio pensiero fissa che quanto è bella la Dead Ops Arcade anche se nessuno ci gioca. Non sono ancora riuscito a finirla, però sono arrivato alla fine. Battaglia con Mamma Scimmia su Cold War, nella Dead Ops Arcade però in prima persona. Ma purtroppo stavo facendo parkour. Purtroppo mi ha ammazzato perché è fortissima. Cos'è che fa continuare a esplodere gli zombie? Io ancora non ho capito. Sono zombie che esplodono, io non so perché. Non mi sto cacando sotto. Ok, sta a posto. Piccolo problema di panico. Non è successo niente. Anche perché lui è The Swine, quindi tutto easy. Tutto easy con lui The Swine. Sono già immortale più o meno. Voilà, guarda che roba. Posso fare la bellezza di tre bibite. Troverò qualcosa di decente. Deadshot Daiquiri, ma assolutamente no, ti prego despawna che voglio prendere un'altra bibita che magari è decente. Cose che non so cosa siano. Scritte, significati, parole. La Speed Cola. Guarda, sarebbe utile considerando che c'ho il dingo, però non mi aiuta a sopravvivere, io devo sopravvivere. Solo altri 17 round, tra l'altro. Ah! Ok, t'a posto, ripeto. Oh, trovo solo Deadshot Daiquiri. Cioè, è incredibile. Se mi conoscete, io faccio anche le live su Twitch, lol. Che paura! Che paura! Ma c'è un instant. Prendiamo l'instant. Prendiamo anche la macchina mortale. La coltelliamo. Ok, mi sono cacato sotto. Lo ammetto, ma. Bro. C'è teletrasporto. Cosa è successo? Hello? Cioè c'è un tot massimo di utili, io non so. Carpentiere! Anche detto falegname! Su prima. Speed call ancora, io non so se esista il jug o il quick a sto punto. Però esistono le macchine mortali. Niente, non te lo fa usare. Hai un cooldown, hai qualcosa. La lucina è verde. Non credo nemmeno possa andare in un'altra posizione. Oh, quick revive. Let's go. Non ho il jug. Fantastico. Puoi portare al massimo 4 specialità. Perfetto. Arriviamo al round 25 senza jug. E facendo schifo. Va bene, quindi adesso, visto che devo fare solo casse, basic. RPK, vai. Che non mi sembra male, eh. Hello. Qua non c'è nessuno. Hello. Non c'è nessuno neanche qua. Quanto ci vuole arrivare al round 25? Io non credevo ci volesse troppo, però. Cioè, sti zombie non spawnano. Contavo non fosse una cosa troppo lunga. Il dingo, l'ho appena messo giù. No, non sto cercando di ricaricare le munizioni. Dingo. Comunque round 10. Io senza jug, però con la stamina. Ah, comunque. Sì, sto cercando di fare round 25 su tre mappe di Chronicles. Non so se l'avevo detto. Non so se farò una intro, non so niente. Io non so fare i video su YouTube, io so fare le live, aiuto. Però volevo provare perché sembra divertente.
Sembra. Poi chi lo sa, ma c'è una finestra anche di là. Aiuto, sono rossissimo. C'è una finestra anche di là, a quanto pare. Fammi fare schiattare tutti. Vediamo se sto giro riuscirò a prendere il jug da quella bellissima macchinetta. Ok, vediamo se riuscirò a sopravvivere. Allora, ho imparato una cosa. Non me ne frega niente del Widow's Wine, voglio il jug, il quick, la speed e la double tap. E c'ho Daikiri, ovviamente. Ovviamente le c'ho Daikiri. Cos'altro potevo avere? Quick revive, taranana, na 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 na. You need a little revive. Oh, c'è una finestra esattamente qua. Ecco, non ho mai visto questa zona. Ah, c'è un generatore di corrente, forse. Se di fatto fossi su World of Tour sarei già morto, perché yes, che non ci sono le bibite su World of Tour in questa mappa. Sì, però bro, cioè, se sei senza testa, sei senza testa. Falegname. Ho detto falegname. Yes. Dovevo cercare il jug e non prendere le bibite del cavolo. Ma non ci facciamo scoraggiare. Siamo fortissimi, ce la faremo. Questo è il jug. 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 Yes. Era proprio il jug. Oh, ok. Ragazzi, nessun problema. Nessun problema, nessun'ansia. Abbiamo già... Oh, ancora sto ca... di headshot Daikiri. Cioè, avrò trovato 5 headshot Daikiri e 0 altre robe utili. Dai, sparisci. Speed cola, va bene. Andiamo per lo speed cola. Ma però dammi il quick. Quanto sono meglio le dirette. Orca troi. Cioè le live. Se le chiamo dirette. Felice di avere l'RK100. L'RTK, non RK. Oh mio Dio, i miei nomi delle armi, i miei nomi. Allora, c'ho il jug, posso non andare a terra per cortesia? Almeno sto giro che ho il jug, dai. Ah, un instant, ok. Non è la double tap. Non è la double tap. È la double tap. Oh, allora mi sento molto meglio. Sì, con il Vesper. Ok, immagino riuscire a tenere la mira del Vesper. Tipo, non state sulle porte. Stateci solo se siete forti come me. Ancora il Widow Swine. Ero tu cazzo. No, però tipo se lo accoltelli, se accoltelli il coso ti leva la bibita che... C'è, così puoi riusarlo. E non fa niente. Round 14, by the way. Let's go. Mancano solo 11 round. Easy. E c'ho Daikiri. Niente. Niente COD. Che poi lo sto continuamente chiamando Deadshot Daikiri e Headshot Daikiri. Che sa qual è il nome giusto? Se è Headshot o Deadshot. Oh yes. Misto. Ciao. Quick, Pepe please. Deadshot, perché il nome che sto cercando è Deadshot. Una cosa così, sul bio 2, World at War, da ribello che è andato. Ok, la Regan, ci sta, ci sta.
Ci sta la Negan. Dovrebbe essere decente su questo gioco. Non lo so. Cioè, allora, è la Wonder Weapon di World at War. Quindi dovrebbe essere buona, appunto. Però chi lo sa come su BO3, se cambia qualcosa, cose simili. C'è una leggera nebbiolina per non farti vedere da dove spawnano. Che carino. Che tocco di classe, intelligente, molto intelligente. Mi dai sto cazzo di quick, porca di una... Quanti sono? Due? Dovrebbero bastare. Quick. Oh. Yes. Yes. Yeah, oddio. Scimmia con piattini. Seria, si chiama scimmia con piattini, bruh. Non ho i punti. Ora ho i punti. Scimmia con piattini. Quello che c'è in testa di chiunque. Il CUDA, yes. Oh, con questa si riesce a mirare. Anche se ho la double tap. Allora, visto che devo arrivare solo round 25, questa zona mi sembra ottima per camperare. Credo. Però non ho armi a muro. C'è un faro. Non mi piace il faro. Tutto fare. Vedete, non ho mai, cioè, ho appena raggiunto le 100 barriere, ho comprato BO3 quando è uscito. Ed è la prima volta che arrivo a costruire 100 barriere. Allora, posso comprare per pura curiosità Locust 5K. Oh, vedi? Ho aperto il 5K per un Locust. Fammi fare una cassa! Dammi un'arma forte, dammi un'arma forte, dammi un'arma forte, dammi un'arma forte, dammi un'arma forte. Let's go, Laymaker, boh, dovrebbe essere buono. Così lo compro, volevo vedere se aveva qualcosa di carino. No, è semplicemente un Locust 5K punti, per qualche motivo. Vabbè, adesso abbiamo Laymaker. Ah sì, dovevo... Cavolo, volevo... aumentare la qualità grafica del video, il bitrate. Non l'ho fatto. I don't know. Dovevo? Penso di sì. Si vede bene, si vede male. E non ne ho idea. UMP. Madonna, quanto rinculo. Oh, l'Argus. Perfetto per non trattare. C'è la Thundergun. Ho visto la Thundergun. È passata al volo, ma l'ho vista. Ti prego velocemente. Ti prego velocemente, non mi piace. Tiriamo la Raygun fuori. HVK, guarda, ti dirò, va bene. Non è granché, ma va bene. Questo c'è il KN44 muri. Io continuo a fare cassa. Non so perché voglio la Thundergun. Cazzo, vuoi? Devo arrivare al 25. Ci serve la Thundergun per arrivare al 25? Io non credo. Serve la Thundergun per sentirsi forti, quello sì. Basta con gli autografi. Lo so che sono famosissimo. Ah! Dicevo. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Qualcosa di decente. Questo è decente. È decente? Sì, dai, è decente. Che palle che ci sia questo muro con questa colonna portante qua. Se no sarebbe perfetto questo posto. Non è decente a raffica. Non è decente a raffica. Pensavo. Oh mio Dio, pensavo fosse. Non gli piace la scimmietta. Non gli piace la scimmietta.
Posso dire il clutch più grande, penso, della mia storia, della vita, di COD. Non ho giocato troppo a COD, però questo mi è sembrato un grande clutch. Cioè, una situazione molto imbarazzante e ridicola in realtà, però per me è stato un clutch. 20, let's go, altri 5 round e avrò raggiunto il mio obiettivo. Per la prima delle... C'è la Thundergun, non l'ho mai utilizzata in vita mia! No joke. Che idea orribile, che idea orribile. Dare via il KN per l'Argus. Ok. Allora, dovrei fare tipo una strategia da pro. Non ci sono più di 24 zombie around, poco ma sicuro. L'ho appena capito. Non la confermo. Credo. Quante kill siamo? 2300. Come 4300? No, quelli sono i punti. 500... Sì, ci sono più di 4 zombie around. Ah, non si può neanche mirare, che noia. Ma uffa, non volevo... Cioè, non voglio che questi video diventino... O questo video, questi video, non lo so. Diventino un giro tondo con gli zombie, dai. Volevo fosse un'esperienza un po' più diretta, lineare. Il video dove si gira attorno si usa la Thundergun e poi si gira attorno e si usa di nuovo la Thundergun, ce ne sono già milioni, volevo fare qualcosa di più alternativo. A caso. Oh sì, il Vespero. Questa è l'arma della Dead Ops Arcade. Poi sul volatore non c'era la scivolata, che era tipo la cosa più bella di COD Zombie. Cioè che si possa fare in COD Zombie. Scimmiette, Thundergun, vabbè BRM, già qualsiasi cosa e sono riuscito ad andare a terra. Per favore fatemi una medaglia, tira sta cacchio di scimmietta. Ah, non ne ho più. Ah. Ah. Non è il quick, vero? No, l'headshot da Kiri. No, il Widows. Dammi il jug. Ok, tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, non ho il jug, non ho nulla, non ho il quick. Se vado a terra è finita, round 22, mancano solo 3 round. C'è chi lo chiama culo e chi la chiama classe. Io la chiamo classe. Il tuo è culo, la mia è classe. Quest'arma non fa niente. Ho sentito uno provarmi a tirare una manata dell'amicizia. Un coppino fortissimo. Cioè, ho due colpi per la Thundergun. Basta il Vesper. Però lo devo prendere. Ah sì, ho dato via la Thundergun. Nice. Vabbè, per ritrovarla su... Ok, Reagan, guarda. Fanculo quella Thundergun, viva la Reagan tutta la vita. Sai il problema della Reagan? Fa gli zoppi. E gli zoppi... A meno che non sia la fine del round, eh. Ma non siamo alla fine del round, quindi gli zombie... Vedi, quello? Quello è un problema. No, è un'altra volta il Vesper. Mi trovo solo il Vesper. All'istante.
Perché la gente gira qua? Non deve spiegare. Perché non c'è tanta scelta su Nakdaran Totem? Però. 24! Dai, devo fare solo un altro round. STG mi piace. Che è partita una musica rock? Bellissima domanda a cui non so rispondere. Forse è la cassa? No, non è la cassa. Non male l'STG, dai. Sti zoppi. Con l'STG mi piace perché... Allora, sull'infanzia... durante la mia infanzia, non riesco a parlare. Su Medal of Honor, European Assault. Era un'arma estremamente rara e anche abbastanza forte, più o meno. Per me lo fanno, le armi erano così. Quindi sono segnato dalla mia infanzia e mi piace questo PG. Tutto qua. Maro, che paura. Ok. Dimmi che finisce il round, dimmi che finisce il round, dimmi che finisce il round. Round 25, l'abbiamo raggiunto. Easy. Bene, avendolo raggiunto, confermato, possiamo terminare la partita perché io il mio l'ho fatto. Round 25 l'ho raggiunto, più di così. Nakdaran Totem, era questo il nome. Più del 25 io non ci arrivo, mi sa, perché faccio proprio... Cioè, sono proprio scarso, faccio pena. Ma intanto, è il primo video, l'abbiamo fatto. Let's go, ora mancano tutte le altre mappe. Mi viene da piangere, ma non sarà difficile. Soprattutto Origin. Cosa vuoi che sia Origin? Vabbè. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Che sarà, non lo so.